ragazzi, io sono Lascia Stare. Sì, lo so, è passato davvero tantissimo tempo, ma sono tornato, questo è l'importante. Mi sono preso un anno sabbatico, praticamente un anno, sì. Una settimana sabbatica. Ma oggi siamo in un video davvero davvero speciale, come sicuramente avrete letto dal titolo. Questa è la frase che praticamente dico in ogni video che faccio. Ma non sono da solo, sono con lui. Ciao. Ciao. È il mio compagno di avventure per oggi e ti ringrazio, lo ringrazio per... Sono prof, lui ha... esatto, per insomma essere venuto con me. E cosa faremo oggi? Lo so benissimo che il mio canale non tratta di gameplay e quindi Pokémon Go, Call of Duty, FIFA, o meglio, trattava prima di giochi, non adesso. Però, questa cosa che è nata adesso di Pokémon Go può unire le due cose, può unire i vlog che faccio io con un po' di divertimento che sia catturare Pokémon e quindi tornare un po' bambini. Ed è quindi quello che faremo oggi con Brock. Gli occorrenti per questa, insomma, questa avventura, esatto, sono due zaini, sì, con delle felpe perché fa freddo, sono le... per forza. Sono, vedete, l'1:23 di notte. E adesso inizia la nostra avventura. Come dicevamo, abbiamo bisogno di due zaini con felpe perché farà freddissimo. Freddo. Power bank, caricatori dei cellulari, quindi che altro? Patente per forza. Patente perché non è in macchina. Cappellino per assomigliare più ad Ash. Esatto. E soprattutto tanta fortuna a trovare i Pokémon leggendari. Non ne troveremo. Infatti, sicuro. Quindi buona così. Allora, diamo il via a questa avventura. Iniziamo. Let's go! Allora, la prima difficoltà di oggi è questa. Come è vedete, l'ha rotta, l'ha scassata, però va bene. Perché mi sono dimenticato di dirvi all'inizio, sono solo per due giorni, quindi non c'è nessuno in casa, praticamente questa è diventata la mia casa. Sì. Non che non lo fosse già. Cazzo, qua sta dormendo la gente. Come si fa? Allora, chiavi qui, ho preso il portafoglio, sì. L'hai preso la patente? Sì, sì. Perché vedete, se io faccio così, sta tutto scacciato, squarciato. Non so come dobbiamo fare. Beh, ti muovi da lì. Muoviti. Puzza. Puzza. Oh. Ora vedete tutta la porpora. Perché io non mi lavo, sono uno sporcaccione. Inzivosa. Questa è la nostra Ferrari. Il bolide. Però prima dobbiamo andare di rimbondo. Oh, il bolide, la nostra Matiz. Ma dobbiamo andare di rimbondo a buttarla. Sì. Di rimbondo, non so se è. Perché non si dice davanti, dritto, di rimbondo. Ah, ok. Bravo. Insegna nuove cose, lascia stare. Oddio, stai già iniziando a prendere Ash. Sono Babbo Natale. Ti porto i regali. Ok, oh cazzo, i cocomeri prendono questo. Il condom. I cocomeri. Ah sì, vedi che bello. Ok, ci siamo liberati di un peso. Sì! Vado! Sì! Oh, il prima fumatore. Difficoltà superata! La nostra stazione radio di fiducia M2O. Assolutamente sì. Allora, adesso cosa facciamo? Prima di posizionarci in un luogo a catturare Pokémon, andiamo a fare un attimo un salto in centro, perché c'è sempre tantissima gente, perché la metto nel modo riesca, no? E voglio vedere quanta gente sta all'1:32 di notte, sono curiosissimo, veramente. I bambini intanto che troviamo nel cofano, non si sa il perché. A 5 anni stanno facendo le cose brutte, credo. Ti stanno attaccando i pisilini. Adesso siamo esattamente nel centro di Bari. Allora, vedete, questi stanno giocando a Pokémon. Non so se si è visto. Ok, non si è visto un cazzo, ora che giriamo. Vabbè, però stavano all'1 è 36. È 36. No, bugia. È bugia, no, più tardi. È 41. È 41. Sì. Allora, noi dobbiamo entrare qua dentro. Qui. E dobbiamo trovare con queste recinzioni molto difficili da... Sono tutte o altissime oppure c'è il cancello che è chiuso.
Ma non sappiamo scavalcare, esatto. Purtroppo. Non voglio rischiare di fratturarmi una gamba. Non siamo abili. Appena entriamo nel parco inizia la nostra avventura e attiviamo Pokémon Go. Sì. E oltretutto ho preso due moduli ESCA rispettivamente da un euro. Oh, vedi come cazzo è aperto. Cioè. Cioè cazzo, voglio. Va bene. Guarda. Grazie, grazie. Oh shit. Attenzione, nella giungla. Io non sono mai entrato a quest'ora al parco, io c'ho paura. Oddio. Oddio. Apriamo tremano le gambe. Apriamo Pokémon Go, va. Attenzione da leggere. No, bastardo. Non introdurre luoghi pericolosi. Oh cazzo. Oh, questo è destino. Non ti introdurre luoghi. Vabbè, vabbè. Come vedete, mi chiamo B-Boris, sono a livello 18. Il mio Pokédex è questo qua. Vabbè, Bulbasaur, Cazzingul. No, no, secondo me è peggio. Cazzo. Vabbè, mi dispiace. Semmai, se lo volete. Ve li leggo. Vabbè. Sto vi faccio uno screen da qualche parte. E ve lo mando. Abbassiamo la musica. E andiamo a comandare. Oddio, cazzo. Riparto. Ho trovato un PG. 2,82. Ah, scusa. vediamo. Dai, che ce la fai. Mo scappo, ovvio. Ho paura. Sento passi. Ci vuole un pepito. Ma no, sì. Dai. Preso. Sì. Oddio, attenzione, Wild, lascia stare. Ok, non ti vedo più. Sono un po' che... Sì, ma comunque... Ma è aperto, ma vaffanculo. Ma veramente, ma che cazzo. Da notare comunque questo cancello aperto. Noi abbiamo fatto tutto quanto Wild a scavalcare, però vabbè. Dai, buona così. Sai cosa potrei fare? Potrei non far vedere che è aperto e dire che è legale perché è figo. Oh, yeah. Ora nemmeno allora. Andiamo per strada, andiamo nell'erba. Poké stop. Poké stop. Oh, tre Pokéball. Boh, proviamo a catturare una palestra, raga. Non si cattura una palestra, si conquista, lascia stare. Cazzo. Hai ragione. Bastardo. Allora, c'è questa palestra rossa. Non so se si vedrà. Ok. C'ha Starmine 1046, si vede. Executor 1062. Però ce la posso fare, lo sai. Poi sì, sta inquadrando qualcosa, sì. Non è molto stai tipo, prendendo di santa ragione, sì. Comunque. Ma sì. Ok, è morto Pinsy. Oddio, no, Vaporeon. Ah. C'è Vaporeon, bastardo. Ho visto l'ucciso. Oddio, qualcuno sta arrivando, secondo comunque, me. Non è niente efficace, fa schifo. Questo è super efficace. Ti apre il culo. Vedi. Su. Non è molto efficace, ma veramente sa fa. Oh. Sì, Pidgeot, che cazzo deve fare? Sì. Oh, è arrivato un messaggio. Ah, è super efficace. Sì. Hai vinto. Ma veramente, così è una cazzata allora. Sì, però. Però in tutto questo adesso devo revitalizzarli tutti quanti. Devo assolutamente batterlo un'altra volta. Lol. Ah, è super efficace a me. Don Matteo. Attenzione. Capo palestra. Grazie. Lascia stare. Tan. Fichissimo, capo palestra. È la prima palestra della serie, è stata conquistata. Che culo di merda. Sì, così si gioca. Però non abbiamo conquistato niente. Come no? Cioè, nel senso che ho catturato, bagliette. E vabbè, ma qua che cazzo di Pokémon deve essere, sono tutti in centro. Si coprono tutti schifo, capo. Un gelato, scusi. All'algida. Fatemi sapere, insomma, qui sotto nei commenti se questo genere di video, che lo so che tratta di un gioco, però è diverso perché possiamo, cioè, ma non è un gameplay. Esatto, cioè faccio un abbiamo un fatto due cazzonate. Esatto. Quindi fatemi sapere, insomma, qui sotto nei commenti se vi piace o no, perché lo so che è un gioco, però posso unire, sapete, vlog a gioco, insomma, fare il... Me ne vado. Non so se lo vedete, ma sta esattamente qua. Oddio. Vaffanculo, sto coglione. Cosa hai pensato? Perché mi ha lasciato solo qui in mezzo alla giungla, foresta pluviale, dove in mezzo a tutti i pericoli, uno zombie. Allora, siamo arrivati
in questo punto strategico abbiamo scelto questo punto perché, come potete vedere, vediamo se riesce a farlo vedere, esatto, ci sono esattamente due Pokéstop, quindi posso mettere i due moduli esca che ho comprato a 2 euro proprio dai marocchini a 2 euro, e prendiamo Pokémon, si ispira, quindi andiamo. Let's go! Gotta catch 'em all. Catch 'em all. Pokémon. Primo modulo esca qui e lo mettiamo. Un modulo esca, USA, no, Miami. Oh, oh, l'hai capita? Oh, sì. Dopo. Se, spero che qualcuno di voi l'abbia capito. No, sì. Qui vedo che c'è scritto tra i vari diciamo obiettivi che posso prendere sul Pokémon. Come cazzo era? Fantallenatore, ecco, non mi veniva in mente. Fantallenatore. E dice scritto allena i tuoi Pokémon. Mi spiegate che cazzo è? Cioè, come faccio ad allenare i miei Pokémon? Non lo so, veramente. Se lo sapete, per favore, scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché mi sto veramente scervellando. Non lo so, e se lo sapete, per favore, fatemelo know. Chi sono le? Che ore sono? Non lo so. Aspetta che prendo il telefono. Si inquadra. 3 e 12. Mamma mia. Si vede, sì. Fa freddo e soprattutto ho fame. Quindi ho dovuto prendere per forza panino, wurstel, maionese e ketchup. Intanto ho perso la palestra. Oltretutto qui, allora abbiamo avuto ciao. C'è stato un Pinsir 963. Oggi è spawnato un Pokémon, aspetta. Pidgey, vaffangulo a mamma tra. Un Pinsir 963 che non so se si vede. Sì, sì, male. Un Pidgeot 925. Uno Starmie 884. Poi un Parasect che ho fatto evolvere veramente da Paras a Parasect. Raticate che già ce l'avevo proprio forte. Un Bulbasaur che sono arrivato a 23 caramelle Bulbasaur. E altri Pokémon di merda, tipo quei soliti vermicelli di merda. Weedle, Caterpie. Non ruttare in diretta, porco. Non lo so. E poi mi hanno controllato già la palestra. Cioè qua c'è il mio Magmar. Invece adesso c'è Ponita. Bonita, anzi no, Rapidash. Rapidash e basta, solo lui sta. Ok, mi sa che quindi lo dobbiamo battere. Per forza lo farò. Però vi terrò aggiornati in seguito su se riuscirò o no. Anche perché mi diceva, come ha detto il cameraman, e qua si scarica la telecamera. Ma non c'è il caricatore esterno, caricatore, non si può. Il telefono. Ah, non si può mettere qua. Quindi ci rivediamo. Vi darò l'ultima news dopo se l'ho catturata o non la palestra, ma ci vediamo quando ci sarà l'alba praticamente, perché non riesco a registrare altro purtroppo con la batteria scarica. Quindi nel ci vediamo. Mangio un panino. Mangio, sì. Quindi ci vediamo praticamente tra diciamo 5 e mezza, quindi tra 2 ore e mezza ci vediamo. Missione compiuta! Sì. Stiamo vedendo l'alba. Vuol dire, oggi l'alba è un po' strana. Perché? È un po' strana. È rossa, arancione. È arancione, gialla, blu, nera. Con i lampioni poi di Bari, tipici. Comunque, raga, non è che voglio dire, però è proprio bello. Che puzza di merda, però, cazzo. Questa purtroppo perché è la nostra famosissima fognatura sbocca nel nostro mare. Ci sono stati dei problemini tecnici perché l'action cam, come previsto, porco action Dio, cam. Adesso doveva passare su testa. Yeah! Si è scaricata. La scimmia con è vero. Si è scaricata. Quindi devo registrare tutto adesso col mio telefono. Quindi, forse il lato positivo, sapete qual è? Che sono passate troppe macchine. Oltre quello, che l'alba si vede meglio col mio telefono. Quindi, niente, questo è il lato positivissimo. Sto facendo la foto da me all'alba. E quindi niente. Godiamoci insieme quest'alba, veramente, che ce la meritiamo. Spero che il video vi sia piaciuto, perché comunque può non sembrare, ma in realtà è stato un po' impegnativo comunque. Faticoso, cazzo. Niente, spero. Ma è sveglio, abbastanza.
spero che insomma abbiate apprezzato anche l'idea. Se così è stato, mi raccomando, lasciate tantissimi like, commentate qua sotto e mi raccomando passate dalle pagine Facebook e Instagram che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, e se volete un altro video del genere, quindi tipo un secondo episodio, seguite Alberto Corallo su Instagram, vi lascio il link qui sotto in descrizione sempre. E se volete un altro secondo episodio di questo, cioè in realtà non è un secondo episodio, un altro video così che potrebbe diventare un secondo episodio, se vi piace come idea di serie magari, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e sarete accontentati. Bella ragazzi. Però prima di lasciarvi vorrei mostrarvi il vero Pokémon leggendario. È lui. Andiamola a prendere, cazzo. Oddio, scappa, cazzo. Io scelgo te. Gna! Scampato pericolo.